Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Alex e benvenuti nel mio canale. Oggi flash update su quello che sta accadendo nel mondo AI, perché è uscita una notizia proprio ieri mattina dove si evince che Fetch AI, IJX, quindi Agile Singularity Net e Ocean Protocol con il ticker Ocean, si stanno mergendo, quindi creando un ecosistema unificato, cercando di prendere le migliori performance, le migliori statistiche e i features, le features migliori per ogni tipologia di progetto e si stanno unificando, unendosi tutti insieme per creare una singola criptovaluta, che poi vedremo bene il nome, secondo me è un nome un po' poco fantasioso, però comunque cercheremo di capire cosa sta succedendo, se vale la pena continuare a investire in queste cripto, se mi sto muovendo in un'altra maniera, se sto decidendo di fare altre cose, cercheremo di vederlo in questo video e cercheremo di trovare un filo conduttore in tutto questo percorso, perché non è facile, ci sono ancora cose non ben chiare e cercheremo di capirle in questo video. Cosa ci manca? Quali sono i tasselli che mancano in questo percorso? Prima di incominciare, però, io vi chiedo veramente con tutto il cuore di guardare qual friendly reminder. Siamo 4.755 persone. Arriviamo a 5.000 prima dell'halving, ragazzi. Iscrivetevi al canale perché siamo tanti, le visualizzazioni sono tante, ma il 50% di voi che guarda i miei video non è iscritto al canale. Per voi è un tastino, non è niente di più, un tastino è una campanella. E io vi prometto che vi aggiornerò giorno per giorno in tutto quello che accade nel mondo cripto. Like, commento e si parte. Andiamo a vedere quello che ci dicono i mercati. Eccoci qua, siamo davanti a una schermata che mi ha lasciato un po' di stucco, devo dire. Non mi aspettavo qualcosa del genere, anche perché non era trapelato praticamente niente. Ma ieri, improvvisamente, intorno alle 7, 7 e un quarto di mattina, esce una notizia riportata da Bloomberg, dove AJAX, Fetch, AI e Ocean Protocol si uniranno. Ancora non è stato confermato ufficialmente, anche se sembra ormai molto vicino all'ufficialità, ma si parla di un unico token che andrà a unire tutti e tre questi progetti, andando a farli collaborare per diventare effettivamente un progetto unico, la Super Intelligence Collective. Quindi con un nuovo token che si chiamerà ASI. Ok? Quindi diverse indiscrezioni dicono che questo token sarà, diciamo, una cavallo di battaglia e un affronto alle potenze AI che si stanno sviluppando nel settore tech, magari non delle criptovalute. Quindi un progetto unito tutti insieme che attraverso questa tecnologia potrà andare a competere, ecco, con tutte quelle aziende molto grandi che stanno nel settore AI. E quindi potrebbe esserci, sì, veramente una grossissima prospettiva per questi tre token. Però cerchiamo di capire un attimo, qualche indiscrezione, qualche numero. Si parla di approssimativamente 7,5 billion, eccolo qua, 7,5 billion di capitalizzazione di mercato per questo nuovo token, che si dovrebbe chiamare ASI come ticker, Super Intelligence Collective. Non si sa bene. Si parla di un CEO che può essere il CEO di Fetch, probabilmente, o forse quello di Singularity Net, non si sa. Da chi prenderanno la maggior parte delle persone, dei lavoratori, non si sa. Non si capisce ancora bene come si andrà a sviluppare la cosa. Questi tre progetti verranno distribuiti molto probabilmente, verranno distribuiti con dei parametri diversi l'uno dall'altro a seconda anche dei prezzi. Si parla di un rapporto 1 a 1, forse per Fetch, ma non si sa, di un rapporto 4,3350 a 1 per AJAX, un rapporto di 0,433226 a 1 per Ocean Protocol, che secondo me andrebbe un po' rivalutato, andrebbe riguardato al momento dell'eventuale merge, al momento dell'eventuale unione, anche perché
un rapporto a 0,43 significa che il prezzo di SingularityNet è visto a $1,10, invece siamo a quasi $1,40. Quindi in realtà sarebbe un po' svantaggioso, sarebbe forse meglio in questo momento uscire da SingularityNet e riacquistare se la conversione avvenisse effettivamente con questo tasso. Quindi penso che sia un tasso variabile, che sia magari l'informazione del giorno. Stessa cosa per Ossian, siamo a $1,45. Non ha senso fare una conversione di questo genere, perché così stiamo scambiando Ossian Protocol a $1,10, un dollaro anche meno di $1,10 in realtà. Quindi scusate, no, $1,12, $1,13. Quindi sarebbe svantaggioso, ok, per tutti i possessori di AJAX e Ossian Protocol. Io, come sapete, sono un investitore di Fetch, sono investitore di AJAX. Su Fetch è forse la cripto, anzi, senza forse, è la criptovaluta dove ho fatto la maggior percentuale del mio portafoglio di holding, con circa un 12.000%, quindi un per 13 di fatto, sul mio acquisto primario su Fetch. AJAX ho fatto comunque ottimissime percentuali, quindi comunque sono due progetti dove sono abbastanza investito e inizierò a comporre senza dubbio la mia top 10 di holding nel mio portafoglio, insieme anche a GRT, che sta comunque nell'intelligenza artificiale, ma non completamente immerso, ha anche altri settori, quindi non è stata compresa probabilmente in questa unione, e ci sta assolutamente. Però bisogna capire adesso un attimo cosa fare con questi token, ok? Speriamo che la conversione sia fatta con un rapporto chiaro. Ok, quindi con un rapporto 1 a 1, con un rapporto, ok, chiaro. Una volta studiato questo rapporto e aggiornato di giorno in giorno, perché i prezzi delle criptovalute cambiano, non sono fissi, una volta capito questo, beh, bisognerebbe andare a capire se è il momento di vendere o il momento di tenere. Guardiamo per esempio Fetch, rapporto 1 a 1, rapporto 1 a 1 con un prezzo che sta a 2,6 o $2,82. Siamo a 3,30 dopo il pump, cioè ecco, la notizia è uscita verso qua, quindi ci stava il 2,80 questo periodo qua. Ma beh, c'è stato subito dopo un pump, un ritracciamento e ancora un pump con nuovi all-time high. Quindi, boh, su Fetch sarebbe svantaggioso. Su AJAX abbiamo visto che sarebbe svantaggioso, perché al momento della notizia è stato un pump. Su Ossian Protocol sarebbe ancora svantaggioso. Guardate qua che pump ha fatto, un 20% in pochissimo tempo. Beh, poi ritracciato comunque con una buona risposta. Beh, c'è un sacco di hype, si parla molto di Ossian Protocol, di Singularity, di Fetch. Quindi l'hype porta ancora in missione di liquidità e sembra in buy, con anche Bitcoin che comunque sta tornando a spingere un pochino. Quindi un po' tutto il settore cripto sta tornando a spingere un po'. Questo sembra, perlomeno a prima vista, un'opportunità. Buy the rumor and sell the news, dove molto probabilmente i prezzi stanno schizzando un po' alle stelle per poi andare a tankare una volta che uscirà il protocollo. Oppure questo protocollo sarà, o questo progetto sarà talmente grande, talmente competitivo, che di lì in poi, beh, ci sarà solo un uptrend devastante. Io non so darvi una risposta, perché è impossibile dare una vera risposta. Penso che rimarrò fermo. Per il 90% di probabilità rimarrò fermo, anche se sono molto tentato di andare a prendere i profitti su questi progetti, anche se sono molto molto tentato, ma molto probabilmente rimarrò fermo, rimarrò immobile e vedrò cosa accade. Dobbiamo vedere, conoscere più dettagli di questa situazione, dobbiamo conoscere meglio come verrà distribuito questo token, quale sarà la tokenomics, come saranno i rapporti. C'è tanto tanto ancora da capire, tanto che ancora deve uscire, tante delucidazioni che devono arrivare, da proprio il componimento, diciamo, della struttura che c'è dietro dal punto di vista umanitario, delle persone che ci sono dietro. Dobbiamo capire chi sarà il nuovo CEO con esattezza, anche se ci sono alcune indiscrezioni. Dobbiamo capire qual è il team che c'è dietro, da chi verrà composto il team. Dobbiamo capire quale sarà il progetto, quali sono le nuove prospettive, se abbiamo già una roadmap, se abbiamo già una conversione dei token chiara, e quali e in che settori vorrà competere poi questo unico token, scusate, questa unica azienda unita. Dove vorrà andare a parare? Chi vuole affrontare? Quali sono i competitor? Sarà OpenAI? Sarà Bard? Sarà, non
Non lo so, non sappiamo ancora niente, dobbiamo un po' capire, quindi molto probabilmente rimarrò fermo, rimarrò a guardare. Fatto sta che una considerazione devo farla, non si può rimanere fuori da questo progetto. Nel senso, secondo me non entrare in questo nuovo token, se ufficialmente arriverà, è un rischio troppo grande che io non voglio prendermi. Quindi sì, aspetterò la conversione. Se dovesse esserci poi un ritracciamento al listing, quindi un sell the news, beh, allora probabilmente andrò nuovamente ad accumulare. Questo secondo me è di importanza fondamentale, perché da capire, perché secondo me il settore dell'AI andrà a continuare a crescere in tutta la prossima bull run, quindi sarà un settore, uno dei settori trainanti della prossima bull run e stare fuori da un progetto così grande, dall'unione di progetti che stanno andando così bene, che stanno sviluppando così tanto, non è, secondo me, saggio. Come al solito, a me non sono consigli di investimento, non voglio essere consigli finanziari, ma sono mie considerazioni personali e mostro dove metto i miei soldi. Noi ci vediamo al prossimo video con un nuovo aggiornamento e spero che questo aggiornamento vi sia servito. Grazie a tutti.